Gaspare Scola ha già alle spalle oltre 20 anni di esperienza amministrativa, tra assessore, vice sindaco e consigliere comunale. Albergatore, è stato anche presidente dell'Associazione Operatori Turistici San Vitesi. Adesso ha deciso di tornare in prima linea per la guida del comune di San Vito Lo Capo, con la lista civica Orgoglio San Vitese, sostenuta dal PD, da Area Attiva e da ambienti riconducibili all'amministrazione comunale uscente targata Matteo Rizzo. Un progetto sintetizzato nel simbolo fresco di stampa e oggi mostrato in anteprima alle nostre telecamere, spiegando il messaggio che sarà lanciato nel corso della campagna elettorale. Orgoglio San Vitese, ma anche orgoglio siciliano, i colori sono quelli della nostra bandiera, a parte il sole che sorge e va incontro alla luce, e anche se tanti amano i tramonti, sono suggestivi ma vanno incontro alla notte, io preferisco andare verso il giorno. E quindi è molto l'orgoglio, perché bisogna tornare a essere sereni e orgogliosi del proprio territorio. San Vito è, diciamo, la punta di una splendida provincia che ha tutto: mare, campagna, montagna, archeologia, e vogliamo tornare a essere la punta di questo splendido territorio che è tutta la provincia. Quindi io mi candido a sindaco del mio paese con l'obiettivo di essere da trade union con gli altri sindaci della provincia, perché siamo un tutt'uno. Mi hanno chiamato gli amici, ho, diciamo, con sofferenza all'inizio ho accettato, perché sento che quello di cui c'è bisogno e che è venuto a mancare negli ultimi tempi è una serenità degli animi e un po' di umiltà, appunto per tornare a essere di nuovo orgogliosi del proprio territorio, che negli ultimi anni ha visto solo liti, liti interne, liti e fratricide che portano insicurezza e nessuna, appunto, serenità. E quindi l'obiettivo principale della mia candidatura sta nel cercare, appunto, di mettere una pietra a quello che è stato e guardare avanti, appunto, un'alba. E come obiettivo principale c'è, guarda, l'amministrazione, il paese, io lo intendo come una bella barca che veleggia verso lidi magari splendide, e se non ha l'equipaggio dove va a sbattere? Il problema principale del paese è l'equipaggio. Ci troviamo con un ente che ha sempre meno dipendenti, e quindi la rogna più grossa che il sindaco, sia io o chiunque altro sia, dovrà affrontare è intanto l'equipaggio, e poi naturalmente andare avanti con i problemi sia di lunga gittata che quelli della giornata. Il programma, quali saranno, appunto, questi punti principali? Allora, il paese è famoso da sempre per la spiaggia, la riserva dello Zingaro, e allora bisogna fare in modo che la spiaggia, ci sono studi, c'è un po' di tutto, mi dicono, bisogna avere, diciamo, il coraggio di mettere subito in atto anche quelle piccole cose per tentare di bloccare questa erosione che sarebbe la rovina di tutta la nostra economia. E poi naturalmente ci sono due linee di programma: quella a lunga gittata, opere di grande interesse, di grande necessarie, per cui siamo secondo me un po' indietro, come rete fognaria, acqua,